Buongiorno, oggi parliamo di core stability, di stabilità, quindi del corsetto centrale, come si suol dire, che spesso viene identificato il core come gli addominali. In realtà la descrizione del core è molto più ampia e molto più profonda e ha diversi risvolti, quindi bisogna intendersi bene fin dal principio su che cosa significa allenare il core. Il core, quindi la parte centrale del corpo, diciamo così, e dopo lo definiremo un po' meglio, è importantissima allenarla sia per gli atleti, per cercare di ottimizzare e di rendere migliore il gesto tecnico, ma serve a livello molto più comune, persone che magari non si occupano a livello professionale di sport, per cercare di mantenere in salute il proprio corpo e di svolgere attività quotidiane, per esempio, senza avere dolore. La core stability viene utilizzata moltissimo nel trattamento delle lumbalgie. Si dice spesso che per far passare il mal di schiena, e qui utilizzo volutamente dei termini abbastanza di uso comune e molto imprecisi, bisogna lavorare bene con gli addominali. Questo è quello è il messaggio semplice che passa. In realtà, per esempio, nelle patologie della spalla è ugualmente importante cercare di potenziare e di lavorare bene sul core, perché tutti i muscoli sono interconnessi. E per quanto riguarda proprio anche la patologia della spalla, è una patologia multifattoriale che può dipendere da posture sbagliate, va bene, anche problemi che possono essere di tipo genetico, metabolico, quello che si vuole, però in realtà anche il lavoro della spalla richiede, il problema della spalla richiede un lavoro abbastanza importante e definito sul core. Per quanto riguarda il core, quindi l'allenamento che viene identificato subito come allenamento addominale, bisogna precisare che, per esempio, in moltissimi sport, il lavoro sul core viene, utilizzato come lavoro complementare. Ad esempio, io mi occupo di powerlifting, oltre che di altre cose, e quindi nel powerlifting il lavoro addominale è un lavoro molto importante, svolto però lontano dal lavoro tecnico sulle alzate, oppure in giornate diverse. Perché questo? Perché serve naturalmente potenziare alcune linee. E parliamo di linee. Adesso intendiamoci bene su che cosa significa anche parlare di linee. Si dice spesso, per esempio, nelle alzate, che un'alzata è buona se la curvatura lombare viene mantenuta durante il gesto tecnico. Sì, è assolutamente vero. Ma che cosa significa mantenere la curvatura? Perché è molto facile per tanti allenatori dire: mantieni la curvatura, attento che l'hai persa, attenzione a tenere. Sì, ma come? In realtà la tenuta del core è fondamentale da questo punto di vista, però il core non è solo l'addominale. I muscoli coinvolti sono anche i glutei, sono per esempio il multifido, che è un muscolo sconosciuto quando si parla, per esempio anche nelle mie lezioni, so che sto facendo un lavoro che può servire per il multifido, però le persone non lo sanno identificare. Poi chiaramente core significa anche lavoro sul diaframma, core significa su tutto il gruppo degli addominali, non solamente sul retto addominale che si fa col crunch, ma sul trasverso, sugli obliqui interni e esterni. Beh, poi sul quadrato dei lombi, che è un altro muscolo molto importante di sostegno proprio nella parte posteriore del corpo. E gli erettori spinali? Dove li mettiamo gli erettori spinali? Sono tutti molto importanti. E questo poi, tutto questo tipo di allenamento che viene considerato complementare, che può servire per potenziare tutta questa serie di muscoli, in realtà poi ha un transfer abbastanza diretto sulla qualità del gesto tecnico finale. Per quanto riguarda invece una cosa diametralmente opposta, ma di cui mi sono occupata per moltissimi anni, diciamo, perché il rapporto è 1 a 40,
il rapporto di allenamento del powerlifting rispetto alla danza, che è la mia attività principale, la mia attività storica. Nella danza si dice: i danzatori hanno gli addominali definiti, ma non li fanno mai. Verissimo, non li fanno mai, ma in realtà li fanno sempre. Diciamo che non fanno il crunch, non si ammazzano di serie a sfinimento sui tappetini, non lo fanno mai, eppure hanno i muscoli più definiti di tantissimi altri. Perché? Perché loro utilizzano molto, fanno molto un lavoro di tenuta addominale, sia nelle infinite cose di equilibrio che devono tenere, e poi nella posizione delle gambe rispetto al tronco. In realtà il core interviene in maniera prepotente, e quindi per quello i danzatori hanno gli addominali così tanto scolpiti, così tanto definiti. E perché le danzatrici hanno le gambe snelle affusolate? Non perché si ammazzano di tapis roulant, ma perché lavorano tantissimo di tenuta muscolare e hanno i muscoli molto ben definiti. Lo stesso vale per i glutei. I glutei, che sono importantissimi nella stabilizzazione proprio del movimento in generale, ma non solamente per un atleta, vengono molto utilizzati, tantissimo. E non fanno la gluteo smashing le danzatrici, la fanno mai, però hanno dei glutei come se si ammazzassero la mattina alla sera di gluteo smashing. Ecco, questo è il punto che bisogna considerare. Perché ho fatto questo lungo preambolo? Perché bisogna nell'allenamento del core focalizzare l'attenzione sul tempo. Molte persone che vengono da me, per esempio, per fare ginnastica posturale perché hanno dei problemi alla colonna vertebrale, alle spalle, alle anche, alle ginocchia, fanno l'ora di posturale con me e poi, come dico sempre, il resto della giornata la passano allenandosi a mantenere delle posture errate, perché è quello che succede. Nel posto di lavoro, la posizione stessa per esempio, del lavoro da computer, come lo chiamo io, è una posizione in cui spesso la spalla del braccio che lavora col mouse è anteposta. Oppure l'addominale viene rilassato, la curva lombare viene invertita e lì si innescano una marea di problemi alla colonna vertebrale, alle cervicali, perché poi la testa cade sempre sul davanti, tenendo in perenne tensione tutto il fascio del trapezio discendente. Gli sternocleidomastoidei e gli scaleni rimangono accorciati sempre perché non si possono allungare, le cervicali si rettificano e quindi lì cominciano ad esserci tutti i problemi relativi. Perciò il core non si allena sfinendosi una volta alla settimana di addominali, ma il core si allena, come dico sempre, nella buona pratica quotidiana e nel mantenimento di alcune posizioni più volte al giorno, possibilmente sempre. L'addominale viene fuori anche senza fare un lavoro specifico. Adesso entriamo più nel dettaglio. E quindi, per quanto riguarda l'allenamento specifico del core, nei casi in cui c'è bisogno di un rafforzamento proprio di questa zona, che cosa si può fare? È meglio un allenamento isolato o un allenamento multiarticolare? In base anche a quello che ho detto prima, in base anche alla ricerca scientifica, è molto meglio quello multiarticolare, magari con dei pesi liberi. Ci sono anche dei casi, per esempio, nei post-operatori, in alcuni post-operatori oppure nel post-gravidanza, che il lavoro isolato è da prediligere per molti motivi. Beh, ci sono anche, per esempio, delle ginnastiche quali il Pilates, che io utilizzo tantissimo. Sia per me sia per le persone che seguo, si fa molto lavoro isolato. E diciamo che non in tutte le classi, ma nelle classi magari meno avanzate in cui si comincia a lavorare in maniera precisa sul mantenimento delle posizioni corrette nel Pilates, allora lì si fa un lavoro isolato per quanto riguarda gli addominali.
Le classi più avanzate, invece, quando le sequenze di esercizi diventano più complesse, diventa multiarticolare. Però ecco, non sempre il multiarticolare può essere impiegato, in alcuni casi si lavora altrimenti. Per quanto riguarda invece il gesto specifico per uno sport in cui il lavoro del core viene considerato come un lavoro secondario, come dicevo prima, in realtà secondario non è, perché è un lavoro aggiuntivo. Proprio perché il mantenimento della corretta posizione durante un gesto tecnico richiede un continuo intervento del core, della muscolatura del core. Ma pensiamo per esempio a uno squat o uno stacco da terra. Pensiamo a quanto vengono utilizzati i muscoli del core, sia anteriori che posteriori e anche laterali, obliqui. Quanto vengono utilizzati nelle alzate? È impossibile farle bene. Quindi quando si parla, per esempio, come dicevo prima, di tenuta della curva lombare, eccetera, eccetera, lì si tratta di vera e propria tenuta dei muscoli del core. Devono fare una sorta di impalcatura e consentire anche in situazioni estreme di mantenere la colonna vertebrale in salute e di consentire all'atleta di svolgere la propria attività anche in condizioni estreme, ma sempre in sicurezza. Quindi questa è la cosa fondamentale da far capire. L'allenamento del core non è un complementare per far venire fuori la tartaruga, anche perché i muscoli del core hanno un'ampia variabilità individuale e non sempre emergono, perché dipende da tanti fattori. Un'altra cosa che può essere interessante e utile nell'allenamento del core è l'intervento sulla instabilità. È quello un po' che dicevo prima con i danzatori. I danzatori sono costretti a mantenere delle posizioni di equilibrio costante e in realtà, soprattutto penso alle danzatrici sulle punte, non è così facile perché la base di appoggio è veramente molto piccola l'instabilità è tanta. Proprio per questo le danzatrici allenano tantissimo il core, involontariamente, cioè senza pensarci, senza saperlo, senza rendersene conto, lo fanno continuamente. Tornando invece alle persone che di danza non si occupano, ma che hanno bisogno invece di allenare il core, in questo caso sì, può essere per esempio utile fare una serie di esercizi su delle superfici instabili, può essere un Bosu per esempio. Oppure anche su dei piani di appoggio diversi, su delle tavolette. Ecco, questo può essere utile. Si allena tantissimo il core proprio per consentire al corpo di mantenere l'equilibrio e la stabilità. Ma veniamo anche al volume e all'intensità. Ecco, questo è un capitolo interessante. Bisogna ben distinguere perché non tutti i muscoli del core hanno le stesse caratteristiche. Ad esempio, i muscoli della parte posteriore della colonna vertebrale, parliamo del multifido o degli erettori spinali, hanno delle fibre di tipo lento, delle fibre ossidative, che quindi mal si prestano al lavoro intenso. Quindi bisogna fare un lavoro di intensità su questi muscoli perché si rischia di danneggiare più che di avere un beneficio. E inoltre, spesso chi allena il core e non è un atleta è una persona decondizionata, si dice, cioè una persona che non ha la consuetudine di frequentare la palestra e di fare esercizi tipici da palestra e che magari si rivolge a un operatore, a uno scienziato motorio o un istruttore per cercare di superare il problema del dolore. E qui ci troviamo di fronte a due scogli importanti. Uno, la persona non è abituata a lavorare. Due, la persona ha paura perché sta male. E questi sono i due scogli fondamentali che di solito, dopo poco tempo, si risolvono in un abbandono della persona perché non svolge più attività motoria perché la ritiene inutile. E invece no. Bisogna far capire alle persone che hanno i dolori alla schiena che anni e anni di posture errate non si risolvono
con la bacchetta magica, e la bacchetta magica, per bacchetta magica intendo un lavoro di mezz'ora, tre quarti d'ora una volta alla settimana. Purtroppo, nei casi in cui emergono dei problemi lombari, dei problemi posturali, dei dolori, ecco, quelle sono conseguenze di una vita, il mantenimento di alcune posizioni errate. Perciò questo bisogna dire, questo è il messaggio importante. Bisogna, attraverso l'intervento motorio, riprogrammare gli schemi motori. E la riprogrammazione di uno schema motorio si fa con tanto, tanto, tanto tempo e costanza. Esattamente come quando un atleta deve lavorare su un gesto tecnico per migliorarlo. Non si finisce mai. Ecco, esattamente questo. Quindi diciamo che le persone magari si rivolgono ad un istruttore perché hanno mal di schiena, devono rendersi conto che in un certo senso loro sono degli atleti e che quindi loro dal punto di vista atletico devono migliorare il gesto tecnico. Qual è il gesto tecnico? La camminata, per esempio. Oppure imparare a raccogliere bene degli oggetti. Quello è il gesto tecnico. E non è una forma di atletismo diversa, è essenzialmente quello per cui il nostro corpo è stato programmato per fare queste azioni, non certamente per fare delle azioni mirabolanti, ma per questo. E quindi bisogna rieducare il corpo a fare esattamente questo. E quindi per chi ha bisogno di lavorare sul core, può essere molto utile un lavoro di tipo funzionale. Un lavoro di tipo funzionale però bisogna intendersi anche lì, nel senso che non deve essere un lavoro estremo e soprattutto non deve essere un lavoro intenso, perché ricordiamoci che le fibre muscolari, per esempio del multifido, degli erettori spinali, sono delle fibre di tipo aerobico, quindi resistono bene ad un allenamento ripetuto e a bassa intensità. E resistono molto male al lavoro intenso perché non ce la fanno, fanno fatica. Ecco, la sensazione di fatica che spesso ha la persona, bisogna cercare di evitarla. Primo, perché la persona quando percepisce la fatica e non è abituata a convivere con la sensazione della fatica, abbandona perché dice io non ce la posso fare. Ma dal punto di vista psicologico lo fa, poi in realtà se insistesse ce la farebbe. E poi anche perché nel momento in cui il muscolo si affatica non riesce più a eseguire gli esercizi nella maniera corretta, ma sporca il movimento. E sporcando il movimento spesso riporta la persona, l'individuo, nella situazione di dover compiere dei gesti, dei movimenti dannosi più che positivi. Il lavoro sul core è un lavoro che viene fatto a bassa intensità, costante, funzionale nel senso che deve rispecchiare anche il lavoro che viene fatto quotidianamente, il gesto tecnico quotidiano, la banalità se vogliamo. Non bisogna stare lì a pensare a fare delle serie ripetizioni strane, anche perché è una delle cose che forse dico più spesso. Io credo nella mia vita di aver visto in palestra eseguire le serie di addominali nella maniera più dannosa o inutile o dannosa che mi sia mai capitato di vedere. Quando si propinano gli addominali all'utente medio, ecco là si veramente si vede il male. Cioè il male come idea dell'istruttore che propone un esercizio che è assolutamente inadeguato. Il male perché non viene corretto, il male perché poi la persona secondo me va a casa con dei dolori e l'addominale non viene fuori. Perciò i punti cardine di tutto questo discorso sono pochi, ma che è importante però focalizzarli. Prima di tutto il core non è l'addominale, core è tutto un complesso di muscoli del tronco che comprende tutto il gruppo degli addominali, la muscolatura della colonna vertebrale, il quadrato dei lombi, tutti gli erettori, il multifido, eccetera, eccetera, ma comprende anche i glutei. Quindi tutto questo insieme di muscoli sono il core. Altra cosa importante, l'allenamento del core è meglio se si può fare
che sia multiarticolare. Altra cosa importante, non lavorare di eccessiva intensità, ma prediligere lunghe ripetizioni e una buona pulizia del gesto tecnico. E infine cercare di esportare, diciamo così, la bontà del gesto nella quotidianità. Grazie dell'attenzione, spero che sia stato utile. Se avete domande, fatele. Io sono qui a disposizione per rispondere ai vostri quesiti.